Jurassic Park Interactive. È prima del 90. Hai ragione, dai, a questo punto c'è solo un modo per scoprire. O è 90 o 92. Giocone, eh! T'avevo detto. Ma l'ho detto, era troppo bello. La vedo inizia su isola. Sull'isola? Nublada. Isla Nublada. Stanno a capre, si ferma laggiù. Capre, farà giù. Chissà se è arrivato anche il virus. Welcome to Jurassic Park Interactive. Jurassic Park, located on an island off the coast of Costa Rica, was conceived and built by John Hammond. Hammond, an extremely wealthy dinosaur fanatic, and his company, InGen Corporation, leased the island of Isla Nublar from the government and have spent the last 5 years setting up a biological preserve. Hammond has discovered a technique for recovering and cloning dinosaur DNA. Sì, scusi, ma 3 do, ragazzi, non esiste, non esiste la 3. Dinosaurs now roam the world's newest theme park. È una grande esclusiva, credo. Are not rides, but living, breathing dinosaurs. Dinosaurs like the vicious and intelligent Velociraptor. Dinosauri. The Dilophosaurus, or spitter, with its deadly venom. Ah. And of course, the most ferocious of all, the Tyrannosaurus Rex. Potremmo incontrare ogni tipo di dinosauro, eh? Some of his backers are getting cold feet and want the park checked out before it's opening. Hammond and his attorney, Donald Gennaro, plus other investors, have a set to spend a weekend at the park to give it the Gennaro. These experts include Drs. Alan Grant and Ellis Sackett, both paleontologists, and Dr. Ian Malcolm, mathematician. Malcolm believes the unknowns of bioengineering are too complex. Sono gli attori. Hanno digitalizzato i pezzotti praticamente. Ma non sono loro, Non sono loro. Ma hanno chiamato i veri attori. Costavano troppo. Maledetti. Neanche quelli che attuano. No, quella era il più. Ma no! Ma perché non hanno preso i veri attori? Ma dove stava James? In return, Nedry sabotages the system in an attempt to smuggle dinosaur embryos off the island and sell them to InGen's closest competitor. Nedry's plan to shut down the park's security system goes wrong. With the power systems down, the dinosaurs are now free to roam Jurassic Park, trapping the guests and workers in the park. You are now called upon to rescue the people of Jurassic Park. In front of you are the ma infatti hanno tagliato il buio. Fa vedere che potrebbe essere chiunque. Non hanno pagato i diritti. Ma fanno vedere i buoi. I volti non li vedo. Spread out around the island. To completely rescue someone, get them to the helipad located on the south end of Isla Nublar. The cargo ship has left for the mainland of Costa Rica. You must get them to turn around. The only way to do this is to break into Nedry's computer system. Once you've made it through his security level traps, you may reboot the system and send out an SOS for the cargo ship to return to Jurassic Park. The path and rescues of the guests and workers are up to you. You decide their fate and the fate of Costa Rica. Vabbè, è una world. Però le presentazioni le facevano, l'epoca comunque anche delle presentazioni. C'erano solo le presentazioni. Sotto presentazione sto trovando secondo me. Benvenuti a Jurassic Park. Sì, ma gli attori reali non ci sono comunque. Che fregatura. Che pacco. Questo gioco si gioca in due, eh? Normale, intermedio, avanzato. E mo non lo so quale A, B e C. A, E. A, E. A. E, A. Io premo A. Io premo A. A. Ah, stand by, Jurassic Park. Quindi okay. Scegliamo il terminale, eliporto, e c'è solo l'eliporto. Andiamo all'eliport. C'è una manciata di dinosauri. Niente, eh?
Engineering systems. Engineering systems locked out. Level 1 security. Access permitted. Hello? Ah! 10.000. Ah, devo fare quello che ha fatto quello là. Nel film. Devo anche fare. Ma no, non è questo il gioco. Questa è una mini missione, una cosa del genere. Di fare 20.000 volte? Ma solo 7 vite. 6 5. Se lo faccio 20.000 punti non si apre il passaggio. Questo è come devo decrittare il gioco del... Aspetta. Ah, metto la magica. Però il problema è... sono rimaste solo 2 vite. Devo fare 12.000. E deve andare 20.000 sulla scritta. Devo fare 12.000. Adesso, se tu o io sono stato sul giocato. Cioè qualcuno è... Non è questo il gioco, ragazzi, se ve lo state chiedendo. Devo solo praticamente decrittare la password di quello là per poter attivare, aprire le porte, attivare la corrente, tutte quelle cose là. Se vi ricordate il film, sono tutte scusi, il film era così. C'era l'invasione aliena e doveva uccidere. Ma che ci arriva a 12.000. 20.000. Ehi! Ah, puoi fare ancora di più però. Così attivo anche il secondo livello. Attiva pure il terzo e quarto. No, dimmi che ho fatto qui. Sì, no, hai tolto la musica. E che devo premere per non aver paura di non fare cazzate? Questa? Dire su my game. Questa? Alla serie. Ok. Per fare il security di livello 2? No, non lo voglio usare, scoprire. Poi no, facciamo security systems. Andiamo... Select tracking location. Ah. Sì. È proprio lei, sì, eh? Select destination. Select destination. Display velociraptor. Ah, guardate dove stanno i velociraptor. Ah, sta la telecamera. Non fa vedere il piso. Costavano troppo. Ma che grezzata. Allora, finalmente. Specchio, vista, pausa, accelerato. Starring. Terzo con LR, per dire. Che sta succedendo? Vai. Che devo premere? Penso che è morto, finito. Stiamo andando bene, comunque, già ne ci sono. Ho sbagliato a premere, ho premuto select. Non devo premere select. È inutile, dai. Ormai quel che è fatto. Display cercare video. Di salvare almeno gli altri. In garage. Sta scappando, eh. È il signor Gennaro. Ah, è Gennaro. Neanche Gennaro non ha pagato. No. Ma non si capisce che devo premere. Aiuta a Gennaro.
Ah, sono inseguito dal tirannosauro. Ok. Certi sono... possono sembrare più vicini, eh? Ah, sterzava con LR. Ok, quindi... sotto la... e adesso... questo gioco è meraviglioso. Mi dà sempre più entusiasmante questo gioco. Bello, ragazzi. Allora, grande esclusiva del 3DO. Spesso adesso i dinosauri che cagano. Allora, due sono andati. Mo... select tracking location. Cos'altro vuoi uccidere adesso? Così ha Dilophosaurus. Ah, ti dici nomi. Dilophosaurus. Security systems. È una cosa bella del select gioco, quindi, i nomi location. Dei dinosauri. Ah, non ci sta segni di vita. Non ci sono segni di vita. Ah, select eccolo. Grande, è proprio lui, eh. E andiamo qui, che mi sembra una casetta carina. Sì. Ma c'è un malfunzionamento, però attenzione, che fa pronunciare? Ok. Ah, quello è l'ingresso, un muro. Ah, ho sbloccato solo la porta 1, ragazzi, ecco perché. Destra. Ti vai a destra. Ammazzarsi di dietro, eh. Ecco perché dovevamo sbloccare prima le porte, eh. Così potevo accedere anche ai altri. Quelle altre. Quelle 2 e 3. Lancia ai porti. Non ce la fa. Non ce la fa, però con un piccolo aiuto anche molto. Ma tu da... No, inizia e finisci tu. Adesso vabbè, lui no. E sono rimasti altri due. A casa di Emmott. Ma che cazzo hai fatto? Che cazzo ho visto? Sì, ho aperto io. Attenzione! È uscito qua. È uscito qua, non sono riuscito a capire. Che cazzo ho visto? Era... non riusciva a passare il dinosauro, ma gli ho dato io la mano. Nedri. Tocca il botte, forza fino. Eh? Oh! Ma perché c'aveva l'arma? Eh? Ah, quella verso il fino. Finito? Che hai preso pulsanti che non ti riprende? Perché continui? Aspettiamo, salutiamo Steven Cowboy. Chi è Steven Cowboy? Ti saluta? Ferma di merda. Ma infatti che cavolo è sta cosa? Questo è sto dio. Ma non ce l'aveva il grassone. Infatti se ce l'aveva, non l'aveva invece no. Maledetti dinosauri! Oggi. Ma perché adesso comincia a vedere buio? È andato, vabbè. Sei riuscito nella tua missione. Anche lui. Diciamo addio anche a me. L'ingegnere 33. Ok,
Barry è rimasto. Barry è rimasto ancora. No, è ancora vivo. Ce l'ha fatta. Sì. No, vai ancora. Aspetta. Dobbiamo finire il lavoro. Chiatro... no, Marco. Select destination. No, nel garage. Già siamo andati al garage. Ah, troppo tardi. Il garage. Scappano tutti, però. È sempre lo stesso modo e lo stesso luogo. Fate schifo. Sono il tuo tecnico. Tecnico. Ah, è sempre qua il garage. Sono andato a tutte le garage, in realtà. Quindi non è un'esclusiva. Cioè, se tu scegli garage, trovi il dinoportale e c'è questa armatura. Ah, ma io mi posso anche spostare. Ho scoperto un'altra cosa, Davide. Mi posso anche spostare. Ma mi sa che non ce l'ha fatta, ma. Anche lui? Chi è rimasto? Addio Marco. Addio? Sì, sì. Vogliamo ricordarlo così. Ah. È rimasto solo Dennis. Select destination. Può andare a casa di Amo. Qui è dove tutto finisce. Displaying video. Camera fuscio. Sempre delle camere queste comunque. Un pacco di divertimenti di alto livello comunque. Come si chiama Neori? Ah, quindi è ancora vivo. Tocca Eggman Voltage. Devo sbloccare quello. Sto girando intorno, vero? Sì, rimani fermo, quello mica ti ha attaccato il dinosauro. Mica ti attaccano i dinosauri nel frattempo. Fate schifo. Ma ti stanno scrivendo sulla chat, eh? Sì. Che dicono? Che non sai stare molto bene il pistolone, comunque. Che ora non hai più, perché ormai quello là è morto. Però tu devi finire il lavoro, vai. Cioè, vedete se riesco a scappare. Uno solo? Sì, ha capito il tuo gioco, dai. Vedete quando riesco a resistere prima di suicidarmi. Sei riuscito ad uscire? Ah, è sempre la stessa stanza. Il gamepoint ce l'è verso il dinosauro, giusto? Io posso sbloccare solo porta 1 ed exit. Sopravvive Danny. Sei riuscito a scappare? Sì. Ce l'ha fatta. No, e non sei riuscito. No, è che se no dove devi sbloccare dal terminale qualche altra porta. Select destination. Velociraptor. Oh, main shed one. Non è Velociraptor, eh? Dove andare? Velociraptor, sicuramente. Displaying video. La vita. Ah, di nuovo?
Tanto qua sta. Fatto fare, ma com'è sopravvissuto fino adesso? Ecco, questo è il tuo Jurassic Park. Capolavoro, ha vinto il Brachiosauro. Ok, togli questa stronzata. Cancellala dell'esistenza. Facciamo finta che non è mai esistito. Non sia mai esistito. Questo ci sta il copyright. Gioco molto variegato, dice Pierre. Sì, ma va approfondito. Capolavoro, eh? Questa è veramente esclusiva, eh? Solo col 3D. In un solo gioco di merda. Vari tipi di gioco in un solo gioco di merda. Allora, che altro vogliamo proporre ai ragazzi? Allora, Killing Time. Siamo in tema, facciamo questo. Primal Rage.